Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. E così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Di Cielo, volume 6, 28 dicembre 1903. Dopo aver molto stentato, quando appena è venuto il mio benedetto Gesù e mi faceva vedere molte anime umane nella sua umanità, e mentre ciò vedevo mi ha detto: figlia mia, tutte le vite umane stanno nella mia umanità in cielo come dentro un chiostro, e stando dentro il mio chiostro, da me parte il regime delle loro vite, non solo, ma la mia umanità, essendo chiostro, fa tutte le vite di ciascuna anima. Quale ne è la mia gioia quando le anime si stanno in questo chiostro e l'eco che esce dalla mia umanità si combina con l'eco di ciascuna vita umana della terra. E quale è la mia amarezza quando vedo che le anime non sono contente, se ne escono ed altre si stanno, ma forzate e malvolentieri, non si sottopongono alle regole ed al regime del mio chiostro, e quindi l'eco non si combina insieme. Continuando il mio solito stato, è venuto il benedetto bambino Gesù. E dopo essersi messo fra le mie braccia e avermi benedetto con le sue manine, mi ha detto: figlia mia, essendo la razza umana tutta una famiglia, quando uno fa qualche opera buona e mi offre qualche cosa, tutta l'umana famiglia partecipa di quell'offerta e mi è presente come se tutti me lo offrissero.
Come oggi i magi, nell'offrirmi i loro doni, io ebbi nelle loro persone presente tutta l'umana generazione, tutti parteciparono al merito della loro opera buona. La prima cosa che mi offrirono fu l'oro, ed io in contraccambio diedi loro l'intelligenza e la conoscenza della verità. Ma sai tu qual è l'oro che voglio adesso dalle anime? Non l'oro materiale, ma l'oro spirituale, cioè l'oro della loro volontà, l'oro degli affetti, dei desideri, dei propri gusti, l'oro di tutto l'interno dell'uomo. Questo è tutto l'oro che l'anima tiene e lo voglio tutto per me. Ora, per darmi questo, all'anima riesce quasi difficile darmelo senza sacrificarsi e mortificarsi, ed ecco la mirra che qual filo elettrico lega l'interno dell'uomo e lo rende più risplendente e gli dà la tinta di variopinti colori, dando all'anima tutte le specie di bellezze. Ma questo non è tutto. Ci vuole chi mantiene sempre vivi i colori, la freschezza che quasi profumo e venticello spira dall'interno dell'anima. Ci vuole chi offre e chi ottiene doni maggiori di quelli che dona, come pure ci vuole ancora chi costringe a dimorare nel proprio interno colui che riceve e colui che dona, e tenerlo in continua conversazione ed in continuo commercio con lui. Onde chi fa tutto questo? L'orazione. Specie lo spirito di orazione interiore, che sa convertire non solo le opere interne in oro, ma anche le opere esterne. E questo è l'incenso. Bene, il secondo paragrafetto, dimenticato di recitare l'intestazione, era del 6 gennaio 1904, per questo che Gesù fa una lezione di vita interiore basata sull'episodio dell'adorazione dei magi, una splendida omelia, tra l'altro brevissima, e sulla festa delle Epifanie, molto profonda. Come sempre nei primi volumi, poche parole ma molto profonde, per cui ci accingiamo a tornare e volgere lo sguardo approfondito con l'aiuto del Signore in queste esortazioni insieme ai maestramenti di Gesù. Prima immagine, ecco, Gesù rappresenta la sua umanità in cielo come un chiostro. Dobbiamo rappresentarci chiostri di monasteri e conventi antichi. Lo spazio dentro cui, tra l'altro, come sappiamo, i monaci e le monache passeggiavano, pregavano, facevano un po' di esercizi spirituali, vie crucis e cose di questo genere. Ecco, l'immagine del chiostro fa comprendere subito che si può stare dentro o fuori del chiostro, proprio fisicamente, materialmente. E questo è il primo punto, la prima immagine da tenere presente. Secondo, si può stare nel chiostro come in qualunque altro ambiente, volentieri, con gioia, liberamente, perché l'ho deciso io di starci, quindi volontariamente, liberamente, spontaneamente, senza nessuna costrizione, perché riconosco che il chiostro è bello e quindi lì voglio dimorare. Oppure ci posso stare forzatamente e malvolentieri. Secondo punto. Terzo, chi sta in un chiostro vuol dire che fa parte di un ordine religioso, e gli ordini religiosi hanno delle regole. Ecco, e quelle regole non si può fare come la monaca di Monza. Ecco,
uno va in un ordine religioso perché gli va di andarci, perché sente la vocazione, quindi nonostante l'austerità e la severità delle regole, proprio il fondamento della vita consacrata è come dire, la volontarietà dell'ingresso in un ordine e la volontarietà della permanenza in esso, perché nonostante l'austerità e la disciplina, si comprende che quello è il luogo adatto alla propria santificazione, per cui pur di diventare santo mi sottopongo a qualunque sacrificio. Questo è il, quindi questa è l'altra immagine. Poi ce n'è un'altra, ecco, che come il chiostro ovviamente contiene tutte le persone che ci sono dentro, qui Gesù fa un prequel di quello che avrebbe poi spiegato più dettagliatamente, dice che la mia umanità, essendo chiostro, fa tutte le vite di ciascun'anima, quindi come un chiostro contiene le persone che ci sono dentro, così l'umanità di Gesù contiene tutte le vite che sono, furono e saranno. Questo Gesù l'avrebbe spiegato meglio più avanti, quando mostrò come la sua santissima umanità ha già fatto in sé tutti gli atti di tutte le vite degli uomini presenti, passate e future, cosa questo poi significa e cosa implica, no? Andare a prendere i suoi atti e farli nostri, rifare i nostri atti nella divina volontà, alla luce di quello che lui e anche la Madonna con lui hanno fatto già per noi, eccetera. Quindi, comunque, questa è un'altra meditazione. Qui il punto fondamentale è questo. E che c'è questo interscambio, quindi c'è un chiostro aperto dove troviamo tutto quello che per noi è necessario ed anche quello che tutto è già stato fatto. Possiamo scegliere se starci dentro e come starci dentro. Entrambe le scelte devono essere mosse dalla volontarietà. Nessuno ci forza. Scegliere di stare nel chiostro e di vivere lietamente sotto le regole e il regime di esso significa rendere felici Gesù, ma soprattutto rendere felici noi stessi, perché Gesù è felice della felicità che noi stessi abbiamo. Uscire da questo chiostro, o starci, e qui dobbiamo aprire un esame di coscienza, forzatamente e malvolentieri, significa rattristare il cuore di Gesù. L'immagine di chi sta dentro il chiostro, forzatamente e malvolentieri, ce l'abbiamo tante volte nel Vangelo, no? Per esempio, il figlio maggiore della parabola del figlio al prodigo, come si capisce chiaramente, no? Quello stava dentro la casa del padre, come dire, ecco, sforzato, ecco, di malavoglia, devo lavorare per mio padre, questo non mi ha mai dato neanche un 2-4 soldi per farmi una festicciola con gli amici. Forse la si può vedere anche nell'immagine del giovane ricco, no? Cosa devo fare per avere la vita eterna? Servo anzitutto i comandamenti, a questi li ho sempre osservati. Quando Gesù gli propone di andare oltre e di abbracciare una vita di perfetta libertà alla sua sequela, si rattrista perché aveva molti beni e Gesù non lo forza. È un dolce invito, è una proposta. Lo stile di Gesù è sempre questo. E lo stile della Madonna è sempre questo. Allora noi dobbiamo assolutamente tutti riscoprire questa dimensione essenziale, che è un altro dei punti base, a mio avviso, delle rivelazioni della Divina Volontà, punti base nel senso che sono già è già tutto contenuto in ciò che la Chiesa conosce, insegna e fa, però ci sono delle accentuazioni. Allora, questo aspetto della libertà, della volontarietà, del non fare le cose per forza, è un aspetto a mio avviso fondamentalissimo, non soltanto della vita nella divina volontà, ma della vita cristiana. Cioè questo principio, cioè Dio guarda come noi ci determiniamo, come noi ci muoviamo e vuole vederci felici delle nostre determinazioni, specialmente quando riguardano Lui, convinti, gioiosi. Tu non devi fare una cosa per forza. D'accordo? Attenzione, non si sta dicendo che a volte ci sono delle norme morali che richiedono sacrificio per osservarle, no, questo non significa, è chiaro che c'è un sacrificio, no?
Ma io osservo una norma morale facendo il sacrificio se nel mio cuore ho la gioia e sono contento di servire il Signore, capisco che quella cosa sarà detta da Lui per il mio bene, quindi anche se mi costa lo faccio, ma non è che lo faccio perché così poi dico al Padre Eterno, hai visto che ho fatto, guarda che sacrificio che ho fatto per obbedirti e adesso mi devi ricompensare. Questo è uno spirito servile, questo qui non è uno spirito da figli. Dice, guarda, Padre mio, ecco, sì, impegnativo quello che mi hai chiesto perché la mia natura è fatta così, ma l'ho fatto con fatica, non per la ricompensa che mi darei, perché poi tra l'altro Dio te la darà, ma perché questa è la tua volontà e questa è la mia gioia, quindi anche se costa sacrificio lo faccio perché non ho nessun dubbio che obbedirti sia la mia gioia. Questo è lo spirito bello con cui si vive anche la vita cristiana, no? Che tutte quante le esortazioni che molti uomini di chiesa fanno, un cristianesimo gioioso, indica questo. Cioè, noi non possiamo stare, cioè non possiamo vivere la religione come un incubo, come un pensum, come qualche cosa che dica bisogna farlo per forza. Brutta proprio vita, no? E veniamo alle cose ancora più profonde del secondo paragrafetto. Allora, numero uno, Gesù innanzitutto parla del principio fondamentale, che la variante di fede è il principio della comunione dei santi, ma c'è anche un fondamento naturale, che è l'unità del genere umano, della razza umana, e che questa unità del genere umano e della razza umana è anche il fondamento teologico del fatto che noi figli di Dio amiamo tutti, serviamo tutti, non consideriamo esseri di serie B nessuno, d'accordo? Siamo accoglienti con tutti e facciamo del bene a tutti senza nessun tipo di discriminazione, perché anche chi non è battezzato è unito a noi in quanto membro della razza umana, cioè quello è una creatura di Dio, c'ha l'anima come ce l'ho io, l'anima è comunque immagine di Dio, anche se non avendo la grazia santificante posso pensare insomma che non sia un bellissimo spettacolo, ma questo è. Non solo questo Gesù indirettamente ci ricorda, ma ci dice anche che il bene, quando uno mi offre qualche opera buona, dice Gesù, questo ridonda a vantaggio di tutta la famiglia umana, quindi non soltanto a bene di tutta la Chiesa, per noi che siamo, questo è in forza del principio della comunione dei santi, che quindi fa un grande bene alla Chiesa, ogni bene che noi facciamo, ma ridonda per il principio di unità del genere umano e della razza umana a vantaggio di tutti. C'è per esempio una preghiera eucaristica che a me piace molto, che è la quarta, che parla proprio quando il sacerdote offre il sacrificio eucaristico dopo la consacrazione, dice te lo offro per i tuoi servi, il Papa, il Vescovo, eccetera, eccetera, per il tuo popolo e per tutti gli uomini che ti cercano con cuore sincero. Quindi questa preghiera eucaristica si vede come ogni messa celebrata, anche se la gente non ci crede, non lo sa, va a vantaggio anche di chi non conosce l'amore di Dio, anche di chi magari in questo mondo non avrà mai la grazia di entrare a far parte della compagine visibile della Chiesa. Ma la messa che celebra un sacerdote, oltre a fare bene alle anime del purgatorio, a chi è presente, alle persone per cui viene offerta e a tutta la Chiesa, anche se un sacerdote celebra da solo una messa, quella messa fa bene a tutta la Chiesa, ma fa bene anche a tutta la razza umana. Questo non dobbiamo dimenticarlo. Ecco perché è così importante per noi che queste cose le conosciamo, perché noi abbiamo avuto la rivelazione, questo non c'è bisogno di Luisa, questo è un principio generale che si studia in teologia e in teologia morale e in antropologia. E noi che sappiamo queste cose certamente abbiamo delle responsabilità. Cioè, una persona insomma dell'estremo oriente che vive in qualche religione che non conosco nemmeno, insomma di quei posti lì, che ne sa di queste cose? Niente, non lo sa che se non lo so, fa un'opera buona a favore di un poveraccio,
quell'opera buona ridonda a vantaggio di tutta la razza umana. Non lo sa, noi sì. Ecco perché è bella, ma è maggiore la responsabilità, no? Come Gesù ci ricorda nel Vangelo: a chi fu dato molto, molto sarà chiesto, a chi fu affidato molto sarà richiesto molto di più. Ecco, ma poi con questa lezione io vorrei un attimo approfondire, soprattutto sull'oro, perché la mirra che sia la mortificazione, l'incenso che sia la preghiera, questa mirra che dà, ecco, tinta di variopinti colori all'anima, e l'orazione che li mantiene vivi. Sull'orazione forse bisognerà, ecco, evidenziare qualcosa, è più o meno noto in letteratura, no? Ma l'oro, Gesù, ecco, va a fondo, e qui dobbiamo andare a fondo anche noi, ricordando che queste operazioni sono semplici ma difficili. Semplici vuol dire che basta che uno si determini fermamente a prendere in mano la situazione, che poi al resto ci pensa tutto il Padre Eterno. Ma sono difficili perché non è facile fare una cosa di questo genere, perché entrare dentro di noi e rinunciare veramente alla nostra personale volontà, che è sempre attiva, d'accordo? Ai nostri affetti, ai nostri desideri, ai nostri gusti. Questo non è facile. Allora, Gesù dice: i magi mi hanno offerto l'oro, io gli ho dato in cambio l'intelligenza e la conoscenza della verità. Ma qual è l'oro? Cos'è? Cosa abbiamo noi di prezioso? Non sono i beni materiali. Qui, attenzione, che i poveri, sotto questa prospettiva, non esistono, perché questo patrimonio interiore ce l'ha ogni essere umano. Quindi ogni essere umano ha questo suo personale patrimonio interiore, e a questo non ci rinuncia quasi nessuno, eh? Ci sono i ricchi generosi che condividono le proprie sostanze anche se sono poche, ci sono stati, ci saranno uomini e donne che, a differenza del giovane ricco, lasciano tutto, tutti i beni di fortuna, tutti i beni materiali per amore di Gesù, e alcuni l'hanno fatto in maniera ipereroica, d'accordo? Veramente impressionante. Ma questo non è ancora aver lasciato il proprio patrimonio, perché il nostro patrimonio è questo. Qui bisogna segnarsele queste cose, la nostra volontà, nel poco come nel molto, nel piccolissimo, può essere una piccolissima, i nostri desideri. Cioè, proviamo a farci attenti a queste cose qui, Ti viene in mente di prenderti un piccolo gusto e dici no. Hai un desiderio perfettamente lecito e ti dici di no. Adesso ti dici di no perché lo offri al Signore. Ti dici: questo, allora io rinuncio a questo desiderio per te, lo offro a te. Hai un affetto, quindi, o una gratificazione affettiva da cercare in qualcosa o in qualcuno? No. Io la offro a te. E Gesù lo spiega perché vuole tutto quanto questo oro. Questo è tutto l'oro che l'anima tiene, e lo voglio tutto per me. Quando si dice amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, che è la prima cosa, si fa riferimento, quando noi troviamo cuore, possiamo tranquillamente decodificare volontà, affetti, desideri e gusti. E se a questo non ci siamo arrivati, ancora il nostro amore verso Gesù e Maria è molto, molto piccolo. Perché queste sono le cose a noi più care. Allora, giungere a un buon livello su questi punti non è cosa che si fa con una semplice meditazione. No. Però è cosa che non si farà mai se uno non comincia a pensarci un po'. E quindi è chiaro che questa meditazione, l'ho detto tante volte come molte altre, chiede poi a me, come a chiunque la dovesse
per avventura ascoltare una prosecuzione e un'applicazione pratica personale. Come faccio a mortificare la mia volontà? In quale circostanze della vita concreta, quotidiana, ho i miei effetti? Ho i miei desideri? Ho i miei gusti? E questo perché Gesù vuole tutto per lui. Attenzione, ma non vuole tutto per lui. Attenzione, attenzione, qui vale il discorso che abbiamo appena fatto prima. Ecco, se uno comincia a sentirsi male dinanzi a queste cose, comincia a pensare, mamma mia, che brutto, devo dare tutte queste cose, quindi rientra nell'orizzonte del malvolentieri e del forzato, lasci perdere. D'accordo? Gesù non vuole queste cose qui. Capito? Come uno che dice, adesso non posso fare più la mia volontà, non posso, i miei desideri, a destra e a sinistra, aiuto, per carità. Ecco, il fondamento di questo deve essere sempre non soltanto l'amore, ma anche la comprensione che se faccio questo, se sono capace di fare questo, è quello che io riceverò da Gesù. Noi non dobbiamo fare le cose per ricompensa, ma è automatico, d'accordo? Perché Gesù non si dà tutto a noi, così come la Madonna, perché noi non ci siamo dati tutto a Lui. Non te la dà, per esempio, l'intelligenza e la conoscenza della verità come data ai magi, non te li dà in maniera metaforica o reale come faceva con Luisa e i suoi baci, non te li dà, non te li dà. Ma non è che non te li dà perché è cattivo, non te li dà perché la logica dell'amore, come quello sponsale, è tutto per tutto. Cioè, lui si è già dato oggettivamente tutto a noi, e c'è tutto quanto il suo patrimonio che è a nostra disposizione. Ecco, perché diventi nostro, dobbiamo dargli il nostro patrimonio, che è questo, il nostro patrimonio interiore, tutto. Senza paura, cioè questo è sempre arcinoto, questo è un altro principio arcinoto, no? In tutta l'ascetica, in tutta la spiritualità. Quindi Gesù, come sempre, dettaglia, fa degli esempi molto belli, scende nel particolare, ma da un punto di vista generale, cioè, l'ascetica e la spiritualità sono già, come dire, ampiamente forniti su questi discorsi, no? Se questo non parte, e questo certamente è un fondamento basilare del vivere nella divina volontà, dove di nostro non ci rimane più quasi niente, d'accordo? Per non dire proprio niente. Ecco, e si vive, attenzione, in questo mondo volontariamente meraviglioso. Attenzione che Dio e la sua divina volontà non è assolutamente un dittatore o un tiranno o robe di questo genere, assolutamente. Se non vuoi, tranquillo, d'accordo? Tranquillo. Certo, ci sono delle soglie, quando tu esci gravemente fuori della divina volontà, perdi l'amicizia con Dio, fai un mare di guai, diventi amico del nemico di Dio, e se muori in questo modo te ne vai col tuo amico scelto per tutta l'eternità. Questo è un dato oggettivo, non ci si può fare niente. Ecco, qui non stiamo parlando del confine tra il lecito e l'illecito, qui stiamo parlando di entrare in un mondo di vita sponsale, profonda e intima con Gesù. Non si può fare, ecco, senza questo spogliarsi di tutto e dare tutto a Gesù.
Bene, Santa Vergine Maria, abbiamo imparato stamattina che siamo tutti ricchi e che Gesù nel Vangelo ha detto che chi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere suo discepolo. Abbiamo visto quali sono i beni più profondi a cui questa esortazione di Gesù è applicata e certamente questo ha un pochino scosso il nostro interiore. Ecco, ora ti chiediamo di completare in noi, ecco, questa meditazione, di prenderci per mano e di farci vedere piano piano come i nostri desideri sono da noi assecondati, come i nostri gusti sono sempre da noi assecondati, come i nostri affetti sono da noi ricercati, come la nostra volontà è sempre in agguato, ecco, per agire in maniera disconnessa con quella divina, e piano piano cominciare a mettere mano all'aratro attraverso soprattutto la mirra della mortificazione. E chi lo desidera, chi questo spontaneamente e liberamente lo vuole, orientarsi verso un altro modo divino di vivere. Ricordando che l'orazione è interiore, anche quella, anche qui alla nostra meditazione rimanga l'approfondimento, no? Non prega chi dice tante preghiere biascicate e distratte, prega chi impara a vivere alla presenza tua e di Gesù, interrottamente con un dialogo che è sempre presente e attivo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.